Restano intensi gli arrivi di migranti dalla rotta balcanica verso l'Italia. A Trieste, nei pressi di Basovizza, sono state rintracciate una trentina di persone dirette verso il centro città. Ma la rotta balcanica si sta spostando sempre più verso la provincia di Udine. Gli arrivi di migranti che dalla Grecia risalgono la penisola balcanica, dal 1 gennaio a oggi nelle tre province di Udine, Trieste e Gorizia, sono stati leggermente sopra i 3.000, di cui 1.300 nella sola provincia di Udine. Un dato che impone un cambiamento delle strategie di gestione degli arrivi, secondo il prefetto Massimo Bontempi, direttore centrale dell'immigrazione e della polizia di frontiera. Noi monitoriamo i cambiamenti del modus operandi dei trafficanti e cerchiamo di adattare la nostra risposta alle loro iniziative, che a loro volta modificano il loro modus operandi in base a quello che facciamo noi. Al momento le cosiddette riammissioni informali dei migranti in Slovenia dalle province di Trieste e Gorizia, una prassi che ha sollevato le perplessità di molte organizzazioni umanitarie, sono sospese. La Direzione Centrale dell'Immigrazione prevede ora di intensificare la collaborazione tra le forze di polizia italiane e quelle slovene per la gestione degli arrivi, riallacciare i fili che si erano allentati a causa della pandemia, come le pattuglie congiunte, e mettere in comune più azioni dal punto di vista informativo, investigativo e giudiziario.